Ciao ragazzi, bentornati su Reparto Corse TV. In questo video parleremo dei distanziali a doppia bulloneria, vi indicherò cosa sono e a cosa servono, ve li farò anche vedere, pensate un po'. Questo è un distanziale a doppia bulloneria e possiamo subito notare che si presenta in maniera molto diversa da quello classico. Nello specifico questo è un distanziale per smart, quindi dovrebbe avere 3 fori, invece ne ha 6, perché la caratteristica distintiva del distanziale a doppia bulloneria è proprio quella di avere 2 serie di fori e quindi 2 serie di bulloni che ci permettono di fissarlo al mozzo e al cerchio. Quando è comodo utilizzare questo tipo di soluzione? Ve lo dirò dopo lo stacchetto pubblicitario. Trovate il Reparto Corse su questi social e invece il nostro sito su www.repartocorsestore.it. Ciao! Torno serio. Allora, e quando conviene utilizzare distanziali a doppia bulloneria? Il primo caso molto famoso è quando la nostra auto ha il fissaggio ruote di serie a colonnette, quindi non con i classici bulloni ma con delle colonnette e dei dadi. In questo caso è molto molto complesso installare dei distanziali perché dobbiamo estrarre le colonnette di serie dal mozzo e sostituirle con quelle maggiorate presenti nel kit. Il distanziale a doppia bulloneria ci permette di rendere il montaggio, l'installazione molto molto più agevole perché non dovremo estrarre le colonnette dal mozzo. Il secondo caso in cui utilizziamo il distanziale a doppia bulloneria è quando entrano in gioco delle misure di distanziali molto molto importanti. In questo caso è pericoloso utilizzare un bullone molto molto lungo per fissare il gruppo ruota. Pensiamo ad esempio a un distanziale da 40 mm. Avremmo bisogno di bulloni da 80 mm, una roba del genere. Non è assolutamente consigliabile e quindi si preferisce in questi casi suddividere il carico su 2 serie di bulloni che coprono esattamente quella distanza e non su un unico bullone lungo. Chiaramente per bullone intendo serie di bulloni. Quindi noi potremmo scegliere una serie di bulloni, ognuno dei quali molto lunghi, oppure 2 serie di bulloni, ognuno dei quali esattamente lungo la metà di quello che ci servirebbe. E quindi tecnicamente molto vantaggioso e non a caso per i fuoristrada o le vetture pesanti, i furgoni in generale, questo tipo di soluzione è assolutamente un must. Difficilmente troverete qualcosa di diverso. Il terzo caso in cui utilizziamo i distanziali a doppia bulloneria, proprio per la loro caratteristica di avere una doppia bulloneria e quindi anche una doppia foratura, è quello in cui vogliamo adattare il cerchio con un interasse, ovvero una foratura di tipo X, ad un mozzo con una foratura, ovvero un interasse di tipo Y. In questo caso, a differenza dei bulloni flottanti, non abbiamo il limite di poter adattare mozzi e cerchi che differiscono di pochi millimetri, ma possiamo adattare anche mozzi e cerchi con interasse molto molto diverso tra loro e quindi può essere molto vantaggioso. Praticamente il distanziale a doppia bulloneria funziona in questo modo qui. Una serie di fori, in questo caso questi 3, servono a fissare il distanziale tramite dei bulloni piuttosto corti al mozzo. Quindi in questo modo qui. Gli altri 3 fori, ma possono essere chiaramente 4, 5, servono invece a fissare il cerchio al distanziale. Infatti dentro questi fori qui, più piccoli, c'è una boccola filettata e in effetti noi andremo proprio ad avvitare il nostro bullone. È molto molto semplice, ma molto molto utile in tantissimi casi. Se siete interessati ad approfondire l'argomento, lasciateci pure un commento, fateci le vostre domande e siamo qui. E vi ricordo che abbiamo tanti video su Reparto Corse TV e in particolare vorrei ricordarvi di quelli in cui parliamo di interasse e di variazione di interasse, perché si ricollegano proprio a quello che ho appena detto, ovvero al terzo caso in cui è molto utilizzato il distanziale a doppia bulloneria. Al prossimo video, ciao ciao! Momento di tristezza.